arriva dal Giappone portandosi appresso belle fanciulle, ammiccamenti vari e incubi a base di pecore. Parliamo naturalmente del chiacchierato Catherine, o Catherine che dir si voglia, il nuovo videogame di Atlus che vi metterà nei panni del 31enne Vincent in piena crisi amorosa. Catherine è diverso da tutti i giochi che avete provato negli ultimi anni. Ci sono dei puzzle da risolvere, relazioni da costruire e un'intrigante atmosfera thriller. È un videogame per adulti, visto che porta il marchio PEGI 18, ma non fatevi ingannare dalla copertina. Catherine non è un gioco così. Anche se non mancano riferimenti al sesso, sono i temi trattati ad essere adulti. Alla base infatti ci sono la fedeltà, il tradimento e la consapevolezza da parte del protagonista che, arrivati ad una certa età, ci si debba assumere le proprie responsabilità. Se vi sentite pronti ad affrontare drammi e complicazioni di un triangolo amoroso in chiave Jap, guardatevi questa nostra recensione di Catherine. Catherine, il nuovo videogame di Atlus che vi metterà al centro di un triangolo amoroso dai risvolti thriller. Il protagonista è Vincent, impiegato 31enne che vive alla giornata senza preoccuparsi troppo del proprio futuro. A complicare le cose ci sono due donne e Vincent si troverà a dover scegliere. Da una parte Catherine, con la K, la sua fidanzata da una vita, e dall'altra una ragazza conosciuta al bar che si chiama sempre Catherine, ma questa volta con la C, e che dà il titolo al gioco. Le due Catherine sono due facce della stessa medaglia. Quella con la K è determinata, ha un carattere forte e pianifica ogni minimo dettaglio. L'altra, quella con la C, è invece libertina, sensuale e misteriosa. Catherine è un videogame adulto, ma non tanto per gli ammiccamenti sessuali, quanto per la capacità di trattare temi insoliti come il tradimento, il matrimonio e la necessità di assumersi le proprie responsabilità. Sarà vostro compito scegliere fra le due Catherine, che diventano quindi in questo gioco metafora della volontà di crescere oppure della voglia di spassarsela in eterno. Non è tutta vita quotidiana, però, quella che viene proposta, visto che a fare da sfondo alla vicenda amorosa ci saranno anche delle morti misteriose di alcuni uomini e degli incubi ricorrenti che vedranno Vincent protagonista ogni notte. La struttura di Catherine ripete lo stesso canovaccio per tutti i giorni che compongono l'avventura. La mattina e il pomeriggio assisterete quindi a delle scene di intermezzo che sviluppano la storia. Trascorrerete la serata al bar chiamato Stray Ship e di notte avrete a che fare con gli incubi, che rappresentano l'unica parte di vera azione del gioco. Allo Stray Ship potrete conversare con i vostri amici, che commenteranno lo stato della vostra relazione con le due ragazze, ma anche intrattenervi con gli avventori del bar, che vi proporranno i propri dilemmi. I dialoghi saranno un po' lunghi, ma ascoltarli fino in fondo vi darà ulteriori dettagli sui personaggi e vi farà apprezzare il loro realismo e la loro personalità. Il vostro cellulare rivestirà una parte centrale di questa sezione perché riceverete delle email dalle due Catherine a cui potrete rispondere tramite un menu a scelta multipla. A seconda della risposta, modificherete la vostra relazione con le ragazze, fino ad arrivare ad uno degli 8 finali del gioco. A parte questo, nel bar non potrete fare molto altro e qui vengono a galla anche tutti i limiti di questa fase. Potrete bere diversi tipi di alcolici e più vi ubriacherete, più sarete rapidi nei movimenti durante i livelli degli incubi. Poi potrete giocare al videogame Rapunzel, che offre delle varianti degli stage visti negli incubi, e infine cambiare le musiche di sottofondo. Durante gli incubi notturni, Catherine si trasforma in un puzzle game con i fiocchi, pronto a mettere alla prova la vostra abilità, prontezza di riflessi e anche i vostri nervi. I livelli sono costituiti da lunghe scalate di pareti fatte da blocchi che dovrete tirare, spingere o far cadere in modo da costruirvi il percorso fino all'uscita prima che il pavimento vi crolli sotto i piedi. Per superare i livelli dovrete quindi assimilare le varie tecniche presenti nel gioco e sfruttarle a vostro favore, soprattutto quando avrete a che fare con il boss finale della nottata, che rappresenta una delle vostre paure. Nel corso delle scalate incontrerete altri uomini trasformati in pecora, ancora una volta metafora dell'incapacità di assumersi le responsabilità, che vi intralceranno il percorso, oppure vari tipi di blocchi che renderanno la scalata più ardua. Ci sono quelli di ghiaccio, che vi faranno scivolare, quelli con gli spuntoni, i blocchi instabili, o ancora quelli esplosivi, e molto altro ancora. Tutti elementi che vi costringeranno a sperimentare nuove tecniche sfruttando le peculiarità della fisica del gioco. A volte l'impresa sarà più ardua del dovuto a causa del sistema di controllo un po' troppo sensibile e che vi farà spostare un blocco inavvertitamente oppure mettere un piede in fallo col rischio di dover ripetere la scalata dall'ultimo checkpoint.
La longevità di Catherine dipende da quanto tempo trascorrerete allo Strayship e da quanti tentativi vi occorreranno per superare i puzzle, ma in generale vi troverete impegnati ben oltre la canonica decina di ore. Potrete rigiocare l'avventura più volte per sbloccare diversi finali, oppure cimentarvi con i puzzle nelle modalità multiplayer offline per due giocatori, in cooperativa o in competizione. Per la realizzazione tecnica, Atlus ha scelto di affidarsi ad uno studio di animazione per alcune scene di intermezzo e alla tecnica del cel shading per il resto del gioco, il che conferisce a Catherine lo stile tipico dei cartoni animati giapponesi. Il doppiaggio è di ottimo livello e dona ai personaggi maggiore profondità, ma chi non parla l'inglese dovrà accontentarsi dei sottotitoli in italiano. Insomma, Roberto, a volte ci lamentiamo che c'è poca originalità nei videogame e poi ecco spuntare Catherine, un gioco che fa dei dilemmi quotidiani la sua sostanza e il suo punto di forza, senza per questo diventare noioso. E poi dai, ci sono gli incubi al Cardio Palma che in quanto a profondità di gioco non hanno nulla da invidiare ai puzzle game più conosciuti, anche se il bollino PEGI 18 forse è più riferito alle crisi di nervi causate dall'errore sempre in agguato, tipo quando sei ad un passo dall'uscita e precipiti nel vuoto. Ma quando poi ce la fai provi una soddisfazione fuori dal comune. In definitiva, Catherine è una vera sorpresa che rompe nel panorama videoludico. Rimane un gioco di nicchia e le sezioni al bar sono fin troppo limitate, ma chiunque voglia provare qualcosa di nuovo non rimarrà certo deluso.